Riaccendiamo i riflettori sul Salone Milano Auto Classica, dove Asi Village ha raccontato la cultura motoristica e ha promosso gli eventi Asi quali vetrine di eccellenza e promozione del territorio, ma non solo. Un weekend impreziosito dalla presenza di personaggi di spicco come l'onorevole Cristina Rossello, commissario permanente alle politiche europee. Con Carlo Perini, presidente AD di ACS Italia, si è definito il tema delle certificazioni Accredia e delle procedure di certificazione ASI, che approfondiremo con il presidente della Commissione Tecnica Nazionale Auto di ASI, Vittorio Valbonesi. Il Salone Milanese è stato anche il palcoscenico per il lancio dell'edizione 2024 della Stella Alpina, evento di punta del calendario manifestazioni ASI. Ne parliamo con il vicepresidente Ugo Gambardella ed il presidente Alberto Scuro. Significativa sotto tanti aspetti. Innanzitutto una forma di conoscenza e di informazione anche di quello che è stata la storia del mezzo dell'automobile e delle moto e di tutto quello che è l'indotto, cioè uno studio del design industriale, dell'industria dei motori in generale, ma anche delle gomme e di tutte quelle che sono le strutture di funzione e di indotto che ci sono legate a questo fenomeno meraviglioso che abbiamo visto oggi in tutte le sue caratteristiche. Un'esperienza storico-culturale, perché ovviamente ci sono musei, scritti e storia legata a queste scoperte dell'uomo, in particolare poi anche la storia del capitalismo italiano, del capitalismo industriale, il capitalismo familiare, una forma di cultura ma anche una tradizione che guarda al futuro. Abbiamo visto anche la testimonianza del combustibile ecologico e anche la possibilità di organizzare questi viaggi con queste tappe nell'iniziativa del calendario, che sicuramente arricchiranno tutto questo fenomeno culturale straordinario. A Milano Autoclassica abbiamo presentato il nuovo calendario del circuito tricolore 2024. Sono 18 manifestazioni per percorrere l'Italia e scoprire le bellezze del paese più bello del mondo. Abbiamo anche invitato i nostri partner a una tavola rotonda per capire l'importanza di investire nelle manifestazioni di auto d'epoca e moto d'epoca. ASI, sin dall'idea iniziale di questo progetto, si è mossa per prima, ci ha contattato perché ha colto l'importanza e il valore della certificazione delle competenze dei propri commissari tecnici, cioè che siano bravi, lo dicevo anche prima in presentazione, si sa, che siano dei professionisti, abbiano competenze, si sa, ma questo si sa deve essere detto da chi? Chi garantisce allo stakeholder che questi commissari hanno veramente queste caratteristiche, queste competenze? Ecco, quindi ci si rivolge a un ente terzo, indipendente, a controllo pubblico. Noi siamo accreditati da Accredia, su altre situazioni autorizzati addirittura dal Ministero, facciamo tutta una serie di verifiche, di esami, di controlli e garantiamo che quello che ASI dichiara al pubblico, agli stakeholder, corrisponde al vero. Hanno superato la prova di esame tutti, adesso si completerà il percorso documentale per arrivare alla certificazione nelle prossime settimane. Quindi direi che il più è stato fatto e con grande soddisfazione possiamo dire che è andata tutto molto bene. Qui a Milano Autoclassica si conferma la genuinità di un progetto di collaborazione come quello tra ASI e ACS Italia per andare a rafforzare la serietà ma anche la trasparenza del lavoro dei commissari ASI. Sì, in effetti è proprio così. Oggi, anzi questa mattina addirittura, con un gruppo di commissari tecnici nazionali auto abbiamo affrontato
questo esame che non è che certifica sostanzialmente le persone, anzi va a certificare il metodo con cui la commissione tecnica certifica le proprie vetture. Quindi a questo metodo è stata data la certificazione della certificazione. So che è un giro di parole, però in realtà tutto quello che noi facciamo, tutti i passaggi che noi applichiamo per certificare un veicolo, con questa certificazione in qualche modo sono tra virgolette licenziati o comunque sono confermati, perché le procedure sono in qualche modo assolutamente corrette. Oggi abbiamo presentato l'edizione del 2024 davanti a un folto pubblico. Siamo felicissimi di poter ricordare nuovamente che le date della Stella Alpina 2024 saranno il 6, 7 e 8 di settembre. Aspettiamo anche quest'anno numerosi appassionati che vorranno godere delle meraviglie delle Dolomiti, dello spettacolo dei passi dolomitici e soprattutto vorranno godere di questo turismo lento che la Stella Alpina vuole rappresentare. Ci saranno anche delle prove di abilità, ma la cosa più importante è vedere un gruppo di amici, di appassionati di motorismo storico che si cimentano alla guida delle loro macchine sui tornanti delle Dolomiti, che come tutti sappiamo sono uno dei posti più belli al mondo, oltre ad essere patrimonio dell'UNESCO. Quest'anno la manifestazione riserverà ulteriori passi e passaggi e ci auguriamo veramente di poter far felici tutti di partecipare. Vi aspettiamo veramente numerosi alla prossima edizione. Miki Biasion, Prisca Taruffi, Andrea De Adamic, Giampaolo Dallara e poi le targhe oro speciali, una pioggia di premi ed oltre 200 vetture ad animare lo spettacolo della terza edizione di Asi in Pista, lo speciale Track Day organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano sabato 11 novembre sul circuito di Varano dei Melegari. Per tutti i partecipanti, 3 giri liberi in pista ed una sessione speciale di omologazione per le auto da competizione con più di 20 anni. È stato un riconoscimento per me inaspettato. Mi hanno invitato a venire sotto l'arco, ma non pensavo di prendere questo premio. Macchina è di un bel colore, farà un grande rumore e indubbiamente abbiamo fatto un bello spettacolo in un contesto di una manifestazione magnifica, molto ben organizzata. Asi è stato bravo perché i commissari, il presidente, i tecnici, l'organizzazione è stata eccellente. Lo scenario di Varano non ha bisogno di presentazioni, però una grande organizzazione poi determina la differenza per raggiungere un'eccellenza di manifestazione. Le macchine sono state molto varie, da macchine importanti degli anni 30 alle macchine altrettanto importanti che sono andate nella sessione di omologazione, come le macchine più contemporanee o attuali, le Formula 1, il Museo Dallara. Effettivamente è una manifestazione da ripetere. Oggi ho fatto il debutto in pista col mio gioiello qua e mi sono veramente divertito. È una macchina che sembrava un go-kart in pista. Una meraviglia, un sogno. Prima di partire ero in uno stato quasi di trance, veramente, perché era... mi immedesimavo nelle varie curve, capire che cosa fare, quando farlo. Meraviglioso. È un'esperienza bellissima, soprattutto perché viene fatta, per fortuna, tra appassionati di auto storiche, quindi con macchine più o meno dello stesso tipo. Non c'è la paura di avere dei mostri moderni che ti passano sopra. Usate le vostre auto storiche in pista perché è una meraviglia e a loro fa solo bene, al pilota anche di più.
questa è la del Tommaso Pantera, una delle 14 costruite il gruppo 4 dalla casa tra il 1972 fine e il 1973, ed è quella considerata la vettura ufficiale perché fu affidata al Jolly Club di Milano e gestita però direttamente dalla casa, quindi da Modena. Venne affidata dal Jolly Club a Mario Casoni, che era il pilota ufficiale dell'epoca, e disputò le prove del campionato italiano e il famoso Giro d'Italia, dove un po' a sorpresa colse la vittoria assoluta davanti a diverse macchine delle case ufficiali e a delle Porsche molto blasonate. La vettura è stata consegnata nel dicembre del 72, è stata gestita tutto l'anno appunto dalla scuderia Jolly Club, montava un motore Ford 5007 con una potenza di 450 cavalli. C'era una versione da 500 ma non durava più di un'ora, quindi se si facevano gare da 40 minuti si poteva non fare oltre, era meglio tenere il motore da 450 cavalli come in questa configurazione. Il cambio nel ZF è lo stesso della GT40, montato rovesciato di 180 gradi, diciamo capovolto. La vettura è come allora, io ce l'ho da 22 anni, poi venne comprata da Dino Govoni, un altro gentleman driver, che la usò per 10 anni facendo tantissime gare, vincendo 3 campionati italiani, facendo 2 Targhe Florie e altri 3 o 4 giri d'Italia. Quindi ha un palmarès veramente invidiabile. Oggi è una giornata di sole meravigliosa, dopo tanta acqua, siamo stati fortunati, siamo a Varano, Asi in pista. Sono appena sceso da uno dei turni previsti per la presenza di queste auto. Nel circuito sono molto divertito, ovviamente, anche perché credo che sia l'ultima occasione dell'anno per poter utilizzare almeno questa macchina, essendo scoperta, insomma. Stamattina presto c'era freddino, comunque una giornata meravigliosa. Tra l'altro un parterre di auto molto belle, una bella giornata. L'ultima volta che l'ho utilizzata è stato qualche mese fa, poi abbiamo avuto qualche problemino. Finalmente tutto è tornato nella norma, è stato molto, molto divertente. Devo dire che è stato veramente un successo, abbiamo confermato una grande partecipazione da parte di tutti gli appassionati, abbiamo oltre 160 macchine nel paddock, di cui un centinaio gira in pista e una quarantina partecipano alla sessione di omologazione dedicata ai veicoli da competizione. Abbiamo avuto qui vetture incredibili come una Stratos Safari, la Delta S4 Triflux. Mickey Biasion ci ha portato la sua Delta 4WD prototipo, ovvero la prima Delta costruita per i test all'inizio dell'epopea della Delta nel 1986. Una meravigliosa Bugatti, Matteo Panini una sua Maserati, quindi devo dire che anche quest'anno si è confermato una partecipazione veramente di livello. Devo dire la verità, ne sono pienamente soddisfatto, perché non solo abbiamo visto tanti partecipanti con i loro veicoli, però anche molto pubblico e molti appassionati che venivano a curiosare nei box, nel paddock, ovunque, quindi una grande soddisfazione. La parte di certificazione, quindi quella che dà grande soddisfazione ad Asi, è la certificazione della storicità più acclarata e che è quindi la consegna della targa oro, è stata fatta con grande rilevanza, addirittura nuovamente consegnando la targa oro a Giampaolo Dallara per la sua F192 e poi a tantissimi altri veicoli che oggi sono stati sottoposti all'esame della nostra commissione tecnica. Per cui da una parte questo aspetto assolutamente importante, che è il mantenimento dell'originalità di questi veicoli, e dall'altra parte vivere insieme e condividere una passione veramente inclusiva con qualsiasi veicolo che abbia le caratteristiche per essere considerato di interesse storico collezionistico. Ci avviciniamo al nuovo anno con il nostro presidente Alberto Scuro.
Presidente Scuro, sta per giungere al termine anche questo 2023, fine dell'anno e anche tempo di bilanci. Com'è stato quest'anno per il motorismo storico e per l'Automotoclub Storico Italiano? Io credo che sia stato un anno bello, molto interessante, a dire la verità, dal mio punto di vista. È stato un anno prima di tutto elettorale, per cui la prima parte dell'anno è stata sicuramente molto coinvolgente per il fatto che ci siamo presentati alle elezioni, che sono state combattute, ma alla fine hanno dato una stabilità gestionale all'ASI, nel segno anche della continuità, molto forte. Hanno espresso un governo che riesce ad avere adesso la possibilità di lavorare con estrema serietà e sintonia per promuovere il motorismo storico e tutti quelli che sono i valori dell'ASI. Dopo questo periodo particolarmente impegnativo abbiamo dovuto rimettere in moto tutte le commissioni e quant'altro. Devo dire la verità con grande soddisfazione che una commissione invece guarda verso il futuro, a cui non potevamo assolutamente rinunciare, è ASI Green, una commissione che punta a dimostrare e a tranquillizzare tutti i nostri appassionati che potevano temere che un futuro fosse senza i veicoli storici, senza motore endotermico. Stiamo sistemando in tutti i modi, non solo il nostro contributo all'inquinamento dei veicoli storici è risibile, che questi veicoli sono una ricchezza per il paese e non certo un problema, ma nei dati dei fatti, con l'uso di biocombustibili, con un uso corretto del veicolo storico e con tutti quelli che sono i sistemi che stiamo effettivamente mettendo in essere con ASI Green, andiamo verso addirittura una possibile impronta carbonica zero. Stiamo continuando quella che è un faccia a faccia per la circolazione a Roma. Abbiamo dovuto di nuovo recentemente, da pochi giorni, presentare un ricorso per far presente che anche l'ultimo ordinanza dell'Assemblea Capitolina ha disatteso totalmente quella che è stata la delibera del TAR dell'Acero. Spero che in qualche modo poi si arrivi a convincere anche gli amministratori di Roma che i veicoli storici per appunto sono una ricchezza, che le deroghe che noi chiediamo non permettono il loro uso come veicoli d'uso quotidiano. Se siamo aperti al dialogo e se ci rendiamo conto che stiamo proponendo qualcosa di equilibrato, in cui si pensa solo di far circolare questi veicoli proprio per quello a cui sono dedicati, alla passione, beh signori, sono due mondi diversi e penso che dobbiamo aver rispetto e fare delle normative per appunto proporzionali a quelli che sono anche i vantaggi e la passione che questi veicoli mettono in moto nell'animo anche dei romani. Permettetemi di esprimere grande soddisfazione anche per quella che è stata l'entrata in vigore del decreto targhe storiche, per cui è stata una battaglia vinta, la possibilità di rivedere i veicoli con delle targhe consone al loro periodo di costruzione. Sinceramente ci sembra un grande obiettivo raggiunto, siamo l'unico paese che ha questa possibilità. Auguri di buon Natale e di buone feste.